Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 2.135 i nuovi casi di positività rilevati oggi in Abruzzo, un dato che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a sfiorare quota 500.000. Il numero di casi positivi tra dimessi e guariti registra un più 1.275 rispetto a ieri. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi che fanno salire il computo complessivo a 3.454. 279 pazienti, 6 meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 in terapia intensiva, mentre tutti gli altri ovviamente sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.905 tamponi molecolari e oltre 8.000 test antigenici. Le variazioni provincia per provincia: 322 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 605 in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 543 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 522 in più in provincia di Teramo, 43 vengono da fuori regione, mentre per 94 sono in corso verifiche sulla provenienza. E in relazione a questo, come avete visto, ancora elevati i numeri di positivi al Covid nella nostra regione, tra cui tanti alle prese con le reinfezioni. L'assessore alla salute della regione Abruzzo, Nicoletta Veri, fa il punto sulla situazione e spegne le polemiche sul tasso di positività che vede l'Abruzzo tra le peggiori. La servizio di Stefano Recanati. L'incidenza non molla, la regione Abruzzo i tanti contagi nemmeno, non si vede questa discesa anche in estate. Questo è dovuto anche alla forza di volontà, alla volontà degli abruzzesi di ricorrere ai tamponi. Sì, è vero, nella nostra regione c'è questa attenzione a fare i tamponi, questo è senz'altro un dato positivo, però è anche vero che mette in evidenza una percentuale alta di quelli che sono i positivi. In Abruzzo dobbiamo dire che oggi è occupato il 5% dei posti letto in terapia intensiva e il 19% in area medica. Questo è un dato leggermente inferiore alla media, però è vero che è uno dei tassi più alti d'Italia, però come ho già detto anche in altre situazioni questo è dovuto a due fattori: il basso numero di abitanti e quindi una percentuale che incide e che porta proprio questo livello maggiore rispetto al numero della popolazione, e come abbiamo detto anche l'alto numero dei test eseguiti. Ogni giorno è anche da sottolineare che le reinfezioni rappresentano più del 20% dei casi positivi. La reinfezione avviene subito o avviene poi in un tempo più lungo? Non ci sono dei dati precisi, ma sono, diciamo, situazioni che variano poi a seconda della fragilità, a seconda del problema che ogni soggetto ha, ma non ci sono limiti e date precise. Sono già aperti degli hub per la quarta dose, a settembre sicuramente ci sarà l'avvio di una nuova campagna vaccinale. Nel mese di settembre partirà, come ci è stato fino ad oggi detto però verbalmente da parte dei ministeri, una nuova campagna vaccinale per un ulteriore vaccino. Si parla anche di non far fare più la quarantena preventiva a quelli che sono gli asintomatici, questo che cosa significherebbe? Questo significherebbe che si esce sempre più fuori da questo discorso del denominare questo virus pandemia, diventa sempre più endemico, e questa è un'ipotesi che ha sottolineato il Vice Ministro, quindi non ancora riceviamo documentazioni per queste conferme, però senz'altro c'è questa volontà di ridurre sempre di più il numero dei giorni dell'isolamento, in modo particolare quando si parla di asintomatici. E dopo il grande caldo dei giorni scorsi, piogge copiose invece si sono abbattute nel pomeriggio su parte del territorio abruzzese. Dalle segnalazioni ricevute dalla nostra redazione si è appreso che una forte grandinata nel primo pomeriggio di oggi ha colpito l'A14 nel territorio di Cepagatti, nei pressi dell'innesto autostradale con la A25. Si sono registrati incolonnamenti
per traffico, in particolare sotto i ponti e sotto le gallerie, dove ovviamente si sono fermate numerose auto e mezzi pesanti per trovare riparo dalla grandine. Il disagio è durato circa una ventina di minuti, finché non si è placata proprio la grandinata stessa. L'ondata di maltempo e la grandine hanno colpito anche l'entroterra. Le immagini ci mostrano la situazione del pomeriggio a San Nicolò, così come alcune località della provincia di Teramo che sono state interessate dalle piogge. Insomma, pomeriggio, prima parte del pomeriggio turbolento nella nostra regione. Cambiamo argomento adesso: curare, se non addirittura prevenire, i problemi di approvvigionamento idrico. L'argomento molto attuale è stato al centro del convegno di questa mattina alla Ruzzo Rete di Teramo, nel quale sono intervenuti tra gli altri il presidente della regione Marco Marsiglio e il docente teramano all'Università di Uppsala in Svezia Giuliano di Baldassarre. La crisi idrica chiaramente è piuttosto accentuata soprattutto nel nord Italia, nella pianura padana, ma coinvolge in parecchie regioni nel contesto del paese, del nostro paese. La situazione in Abruzzo risulta essere una situazione che va monitorata, non è critica come in altre regioni italiane, come per esempio nella pianura padana, ma chiaramente non sappiamo quale sarà l'evolversi delle situazioni meteorologiche, quindi soprattutto in particolare l'anomalia termica e quella pluviometrica. Se continua, diciamo, a fare molto caldo e non piovere, la situazione può diventare molto più critica. In questo momento la palla è nel campo dei gestori, che svolgono un ruolo cruciale. La scarsità di risorse è sotto gli occhi di tutti e quindi è un momento storico nel quale a maggior ragione la gestione della risorsa idrica va effettuata con particolare attenzione e cautela. Le risorse da stanziare per l'efficientamento delle infrastrutture acquedottistiche, che mediamente in Italia, ricordo, hanno un'età superiore ai 50 anni, è sicuramente un campanello d'allarme. Molte infrastrutture addirittura superano il secolo di vita e quindi la necessità di adeguamento, ammodernamento e manutenzione è un impegno che è assolutamente prioritario. C'è necessità di grande cooperazione internazionale su questo tema, c'è bisogno di una politica che di una cooperazione politica che diventi globale, come globale è la crisi ecologica, come globale è la crisi energetica oggi. Quindi c'è bisogno di una sensibilità maggiore su questo tema, ma soprattutto di decisioni che siano fortemente indirizzate verso la riduzione dei rischi dei cambiamenti climatici. Abbiamo puntato molto sul tema dell'idrico, sia nel PNRR con i progetti bandiera, di cui attendiamo il decreto di approvazione almeno di un primo lotto di interventi che vedranno proprio protagonista la adduttrice del Ruzzo e che consentirà di creare una connessione diretta e forte tra l'acquedotto teramano, quello di Pescara e quello di Chieti, in modo da poter risolvere un problema molto, molto serio di approvvigionamento idrico, che soprattutto nei mesi estivi, quando c'è maggiore presenza di turisti e maggiore richiesta di acqua, continua a imperversare. L'acqua che esce dal Gran Sasso, sia sul versante teramano che sul versante aquilano, è tra le più pulite, sicure e sane di tutta Italia. Non teme confronti e il sistema di monitoraggio e controllo e le centraline, anche la capacità, la capacità, insomma, di analisi che hanno questi strumenti è molto molto superiore a quella, alla media di tutti gli altri acquedotti italiani. Quindi rassicuriamo i cittadini abruzzesi e in particolare quelli teramani e aquilani che l'acqua che bevono, che arriva nei loro rubinetti, è sempre sanissima e su questo non c'è nessuna ombra di dubbio. L'Abruzzo per la prima volta ha superato il 5% di territorio alterato ed è tra le regioni con le peggiori performance di consumo di suolo tra il 2020 e il 2021. A dirlo è l'annuale rapporto ISPRA sul consumo di suolo.
Per quanto riguarda il consumo di suolo, l'Abruzzo ha superato la soglia del 5% del territorio alterato, un numero che fa allarmare. Sì, vuol dire coprire di cemento il suolo, quindi trasformarlo in maniera per esempio definitiva in quel caso, oppure fare grandi lavori di sbancamenti, e questo anche altera il suolo. Nel suolo ci sono cicli importanti per quanto riguarda la chimica, per quanto riguarda la vita di molti organismi, per trattenere l'acqua, che è un aspetto fondamentale, e conservarla nel sottosuolo. Il suolo svolge funzioni fondamentali che poi ci vengono ridati in cambio servizi ecosistemici come appunto l'acqua, la biodiversità, l'agricoltura si fa sul suolo. Ecco, se noi invece di poter coltivare ci mettiamo una casa sopra del cemento, non potremo più coltivare, quella possibilità ce la perdiamo. Ecco, noi stiamo esagerando nell'occupazione del suolo, nell'antropizzazione del suolo, e lo dicono i dati dell'ISPRA, del principale organo scientifico italiano, che ci ricorda che appunto in Abruzzo abbiamo già cementificato, alterato più di 50.000 ettari di terreni, coprendoli di cemento, città, edifici, strade e quant'altro, e purtroppo l'Abruzzo si situa nella classifica come posizione peggiore negli ultimi anni, perché solo l'anno scorso abbiamo consumato più di 400 ettari, pari a 500 campi di calcio solo in Abruzzo di consumo di suolo. Questo è un dato assolutamente insostenibile. Noi dobbiamo fermare quel consumo di suolo, anzi dobbiamo cercare di ripristinare, proprio perché il suolo ci garantisce acqua, ci garantisce l'agricoltura e, come ho detto prima. Ecco, questi dati sono molto preoccupanti. L'ISPRA ci richiama in continuazione, purtroppo la politica però però va ancora dietro ai costruttori, a chi vuole trasformare il territorio e non conservarlo. Dobbiamo cambiare assolutamente verso e dobbiamo puntare alla conservazione del suolo e anche al ripristino. Riproduzioni musicali abusive e lavoro nero, questi primi risultati dei controlli avviati già nello scorso fine settimana dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara nell'ambito del piano d'azione Play the Game. In uno stabilimento balneare della Riviera Adriatica, in occasione di un evento della movida pescarese, le fiamme gialle con l'ausilio delle unità cinofile e degli agenti della SIAE hanno accertato violazioni nell'ambito del diritto d'autore del lavoro nero. All'evento, a fronte di circa 500 persone presenti, erano stati ufficialmente venduti poco più di un centinaio di tagliandi d'ingresso, con un danno per l'erario di parecchie migliaia di euro. Inoltre, sono stati finora individuati un lavoratore in nero e diverse posizioni dubbie sono al vaglio degli investigatori. Sequestrati anche svariati dispositivi elettronici con decine di gigabyte di file musicali abusivamente duplicati e privi di autorizzazione per la riproduzione, per cui sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica 3 persone per violazione della legge sulla protezione del diritto d'autore, che prevede un rischio di reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una multa che arriva a superare i 15.000 euro. La FLC-CGIL di Teramo ha sottolineato questa mattina come il nuovo anno scolastico sarà molto complicato, poiché con il termine dei contratti Covid il personale tra docenti e ATA registrerà una perdita di 500 unità. La scuola è una tematica sempre attuale, poi soprattutto quando all'orizzonte c'è un anno scolastico che si preannuncia con un po' di difficoltà. Sì, si preannuncia complicato, perché certamente noi abbiamo una situazione nella quale la scuola viene enunciata come risorsa e quindi occorrono degli investimenti, poi nella realtà queste cose non accadono. C'è un esempio: noi da anni che chiediamo che non si facciano le lezioni per esempio nelle scuole, perché questo blocca l'attività didattica, eppure non succede niente. Ma a parte le lezioni c'è il tema fondamentale degli organici, delle risorse e del tempo scuola, e che non viene garantito in maniera adeguata. Ci sono scuole che chiedono più tempo, ma non gli viene concesso dall'amministrazione, perché appunto non concede organici. Ci sono esigenze fondamentali che riguardano l'emergenza Covid e quindi anche questo declino formativo che c'è stato nel corso di questi ultimi anni, e quindi c'è la necessità di avere organici maggiori per affrontare queste tematiche, eppure non vengono dati organici maggiori.
anzi addirittura l'organico Covid che fino a quest'anno era stato dato, l'anno prossimo non è previsto in una maniera più assoluta. E poi ci sono anche le emergenze dovute alla guerra, perché non dimentichiamo che tanti bambini ucraini, se ne parla di circa 450 bambini ucraini, sono in provincia di Teramo, e per poterli ospitare in maniera adeguata, per poter consentire di integrarsi nel nostro sistema istituzionale e di istruzione pubblica, c'è la necessità di avere un organico più consistente. Bene, sono tutti problemi che non vengono affrontati e che vengono, se vengono discussi, soltanto come desiderata, cose che si dovrebbero fare, ma poi nella realtà non si realizzano. Con i contratti Covid che termineranno, quanto personale si avrà in meno? Ma sicuramente avremo 500 persone in meno, che è un numero significativo, almeno il 10% dell'organico della provincia di Teramo, su 38.000 studenti e bambini che frequentano le scuole della nostra provincia. Ma soprattutto noi chiediamo che questi contratti diventino stabili. È partito l'iter per riqualificare gli impianti sportivi di Chieti. Tra le tante opere tornerà a vita nuova anche il campo da tennis di San Martino, lo stadio Angelini e il campetto della villa che ospitava le competizioni di basket. Selenia Secondi. Con l'approvazione del bilancio al Comune ci saranno somme cospicue destinate allo sport. In particolare di cosa stiamo parlando? Assolutamente, perché parliamo di due finanziamenti regionali, frutto di due emendamenti che abbiamo favorito con una ottima azione di filiera con il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che si è fatto portatore di questi due emendamenti. Insieme al collega Rispoli abbiamo messo in atto tutto quello che era l'iter necessario per fare in modo che l'impianto dell'ex circolo tennis di San Martino, unitamente anche a un altro finanziamento che riguarderà lo stadio, potesse essere la struttura di San Martino riqualificata. Parliamo di 130.000 euro sulla struttura di San Martino e di 90.000 euro per il miglioramento dell'impiantistica idraulica e dei servizi dello stadio Angelini. Stiamo ormai da quasi due anni, abbiamo avviato un percorso di riqualificazione strutturale ma anche gestionale dell'impiantistica sportiva cittadina, e devo dire che siamo davvero soddisfatti del lavoro che abbiamo compiuto sin d'ora e anche di ciò che ci accingiamo a fare con queste due riqualificazioni. A San Benedetto dei Marsi la casa museo di Sabina Santilli, presidente e fondatrice della Lega del Filo d'Oro, diventerà presto un moderno centro studi. I lavori sono appena iniziati. Vivere una vita piena e realizzarsi come persone utili per sé e per la società, oltre il buio e il silenzio. Questo era il sogno di Sabina Santilli, fondatrice e prima presidente della Lega del Filo d'Oro. Caparbia e visionaria, grazie al suo impegno, portò i sordociechi fuori dall'oscurità. Tra le sue ultime volontà, quella di creare un centro culturale che portasse avanti il suo pensiero. Questa mattina sono partiti i lavori di riqualificazione della Casa Museo Sabina Santilli a San Benedetto dei Marsi, che diventerà centro studi. Sì, ecco che come cittadino di San Benedetto dei Marsi siamo orgogliosi di vedere l'avvio di questi lavori, che sono la testimonianza di tutti gli insegnamenti e di tutta la filosofia che è dietro il pensiero della nostra concittadina Sabina Santilli, personaggio che è diventato un'icona mondiale e a cui dobbiamo tanto, non solo dal punto di vista della volontà di come si trasmette al mondo di oggi, ecco, la voglia di non mollare, la voglia di non arrendere, ma di continuare a credere in quello che si vuole portare avanti fino a che ci si arriva. Quindi è un messaggio che Sabina Santilli ha lanciato già diversi anni fa e che oggi è un po' il segnale che illumina il cammino di tutti noi. La struttura è stata donata proprio da Sabina Santilli all'Associazione Lega del Filo d'Oro. Questa era una delle volontà, delle ultime volontà di Sabina Santilli, quella di realizzare con una casa museo, un centro culturale che portasse avanti il suo pensiero. La Lega del Filo d'Oro è qua a diverse sedi, una al sud, una al nord, a Osimo, e una qui oggi a San Benedetto, che è il punto più vicino, diciamo, a Roma, perché verranno messe in contatto con questa struttura, ecco, diverse università sia delle Marche sia dell'Abruzzo che del Lazio. Quindi sarà un nuovo centro importante, ecco, un centro studi. Prenderà il via domenica la mostra dell'artigianato artistico di Guardia Grele, tema della 52esima edizione I suoni e i giochi dell'artigianato.
La parola d'ordine è il gioco. In un momento di crisi, di pandemia, di guerra, dare un po' di serenità e di prospettive future a chi verrà a Guardia Grele credo che sia un nostro dovere in assoluto. Ci sarà domenica 31 luglio alle ore 18 il taglio del nastro della 52esima edizione della mostra dell'artigianato artistico di Guardia Grele. Tante le opere dei maestri artigiani, non solo di Guardia Grele ma di tutto il comprensorio della Maiella. La mostra potrà essere visitata per tutto il mese di agosto, con orari di apertura sia al mattino che al pomeriggio. È una mostra mercato, sicuramente avremo anche un bookshop, però l'obiettivo nostro è quello di far vedere le bellezze degli artigiani, quello che riescono a produrre, e di far andare i tanti visitatori che arriveranno nelle botteghe degli artigiani. Si accettano i riflettori su tutto quello che è il mondo dell'artigianato di qualità regionale. È un momento sicuramente culturale, artistico, ma anche turistico importante, perché le migliaia di visitatori che si recheranno presso la mostra avranno anche l'opportunità di passare una giornata visitando i musei di Guardia Grele, visitando lo splendido borgo di Guardia Grele, e quindi un momento anche di promozione turistica importante. È un momento difficile per l'artigianato, per gli imprenditori. Arriverà un messaggio, per una speranza per questi lavoratori, perché si possa dare un aiuto concreto? Devo dire che i nostri artigiani sono degli eroi quando continuano a tenere aperte le loro botteghe. Sicuramente presto usciremo con un bando tutto dedicato a loro, siamo ancora studiando se sarà un bando di ristoro Covid o un momento di ripartenza per dare la possibilità a loro di innovarsi con tecnologie nuove. Da questo evento la sfida affinché la Presentosa, simbolo dell'Abruzzo, possa diventare un patrimonio dell'UNESCO? Sicuramente sì, crediamo che la Presentosa, e non solo la Presentosa ma tutto l'artigianato artistico abruzzese, possa diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. La grande musica classica sbarca a Pescara. Sabato sera al Teatro D'Annunzio andrà in scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Pescara si apre alla musica classica e sabato sera al Teatro D'Annunzio dalle 20.30 andrà in scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi, che rientra nel cartellone estivo del Go Festival Abruzzo Terra Madre, organizzato dall'associazione Guardia Grele Opera. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con l'ente Manifestazioni Pescaresi e il patrocinio del Comune di Pescara. Un lavoro reso possibile dall'intuito del direttore artistico Maurizio Colasanti, che insieme alla soprano Susanna Rigacci e ai musicisti Giuliano Carella e Aldo Tarabella hanno selezionato i cantanti tra i numerosi aspiranti da tutto il mondo. Rigoletto, afferma il maestro Colasanti, non è solo un dramma ricco di passione, tradimento e vendetta, ma incarna una meravigliosa corrispondenza tra la bellezza melodica e la potenza drammatica della musica. Io penso che una rappresentazione del genere con la joint venture del teatro di Guardia Grele sicuramente è un'opportunità perfetta, perché comunque intanto rappresentiamo un'opera classica, una classica che è conosciuta da tutti, reinseriamo un'opera lirica, e io penso che la cittadinanza pescarese lo accoglierà con un grandissimo interesse, anche perché noi abbiamo l'arena all'aperto, inserita in un contesto all'interno della Pineta d'Annunziana, di fronte al mare, quindi sicuramente abbiamo tutte quante le caratteristiche per poter far bene. Abbiamo lanciato tantissimi giovani nel giro di questi 6-7 anni ed è stato veramente gratificante, ed è gratificante vedere come loro rispondono, cioè portano Guardia Grele Opera nei loro curriculum, cioè io vedo che te li ritrovi nei grandi teatri e li abbiamo lanciati, e questo è lo scopo ad esempio della mia figura in questa situazione, per cui sono felicissima che questi giovani possano avere un pubblico come quello di Pescara. È stata inaugurata ieri sera la quinta edizione di Keti Classica, la rassegna di musica che richiama in città musicisti di fama internazionale. Ovviamente siamo a Chieti, si è iniziata con una serata dedicata a Mozart, ma il programma andrà avanti con altri appuntamenti di prestigio fino all'11 agosto.
serata inaugurale di Chieti Classica con la quinta edizione per questa rassegna che porta a Chieti tantissimi maestri da tutto il mondo, un'occasione per essere una vetrina internazionale. Sì, è un'occasione per tutta la città, per il nostro territorio, per la regione, perché quest'anno abbiamo circa 100 musicisti, tra l'altro provenienti da circa 20 paesi diversi. Abbiamo tanti musicisti da Israele, questa è una gioia perché l'anno scorso ne avevamo soltanto 3 e quest'anno invece sono tantissimi, dal Belgio, dalla Germania, dalla Corea, dall'Austria, veramente un po' da tutto il mondo sono venuti qui a Chieti per vivere l'esperienza meravigliosa di Chieti Classica, che è un'esperienza di formazione perché durante il giorno si svolgono tutte le masterclass. È artistica perché durante la sera ci sono i concerti di allievi, di maestri, ma anche di ospiti internazionali. Infatti questa sera apriremo con un concerto straordinario con i Virtuosi di Kiev, l'orchestra Virtuosi di Kiev, diretti dal maestro Larsen che viene da Salisburgo, e un solista d'eccezione, Han Su, che viene da Seul, è atterrato ieri e domani ripartirà già, con l'esecuzione del concerto in re minore K466 di Mozart. Sindaco, siete riusciti a portare qui a Chieti anche l'orchestra dei Virtuosi di Kiev, è stato un bel risultato ma soprattutto un modo di essere vicini a un popolo insomma in questo momento in difficoltà. Noi ci siamo messi subito in moto attraverso i canali ovviamente diplomatici e in un primo momento eravamo rimasti un po' delusi o quasi delusi perché Kiev fece venire solamente le donne, dopodiché ci siamo messi ancora in opera e siamo riusciti a far venire anche gli uomini, strappandoli quindi a un sicuro arruolamento nella guerra. Il 24 di maggio li abbiamo presentati orgogliosi alla nostra città che li ha accolti benissimo, e questi musicisti non solo ci sono grati per quello che abbiamo fatto e quindi suonano con una quasi maggiore virtuosità, ma hanno stabilito un rapporto amichevole e familiare con noi. Adesso la pagina di sport calcio di Serie C, perché nella giornata di oggi, poche ore fa, il TAR del Lazio ha accolto l'istanza monocratica cautelare promossa dalla Teramo Calcio e ha fissato la Camera di Consiglio per la discussione al prossimo 2 agosto, concedendo l'abbreviazione dei termini alla metà. Istanza cautelare che è stata accolta anche per l'altra società ricorrente, il Campobasso. Decisione questa ovviamente che fa slittare poi la discussione vera e propria nel merito al prossimo 2 agosto. Intanto domani 28 ci sarà il Consiglio federale della Federcalcio. E ultimo giorno invece di ritiro a Palena per il Pescara, che nel pomeriggio ha affrontato in amichevole la Delfino Curi, squadra di eccellenza abruzzese. Per quanto riguarda l'andamento della partita vi rimandiamo al nostro sito www.tv6.it. Ora la squadra tornerà in città per un paio di giorni di riposo prima di proseguire la preparazione al Poggio degli Ulivi. Conosciamo ora uno dei volti della nuova stagione, il terzino Lorenzo Milani, arrivato dal Pontedera. Milani, primi giorni di lavoro, intanto come vanno le cose? Ma penso molto bene, dai, alla fine mi sto trovando molto bene con il gruppo, il mister è molto esigente, ci dà molto la mano e comunque anche se il clima è molto caldo ci stiamo allenando al meglio. Senti, molti hanno notato le tue prestazioni soprattutto in quel Ponte della Pescara lo scorso anno, dove hai fatto fette la difesa del Pescara, hai anche segnato, hai fatto l'assist, insomma è stato un modo quasi per appunto scoprire le tue capacità. Che ricordi hai di quella partita? Sì, sicuramente è stata una partita che ha segnato molto, partivo dalla panchina e ho voluto insomma dimostrare quello che valevo, peccato che il ritorno ero squalificato per venire allo stadio, comunque sì, sono contento e sono contento di essere qua. Com'è andata la trattativa?
Ma penso che successivamente a degli sviluppi intorno a quel di Pontedera, appena ho saputo la notizia del Pescara, non ci ho pensato due minuti a venire. Ecco, le tue caratteristiche, sei più un quarto o un quinto, ti puoi adattare a fare entrambi i sistemi, insomma? Alla fine, nella mia piccola esperienza, ho fatto sia il quarto che il quinto, quindi penso che posso adattarmi bene e di poter farlo al meglio. Che momento sarà, che fase è questa della tua carriera, l'approdo poi in una piazza che per la Serie C è una piazza di prestigio? Per me è un onore alla fine, perché comunque la storia è grandissima, quella del Pescara, e quindi spero di far bene per questa piazza e per questa squadra. Un'ultima cosa, chi conosci insomma dell'ambiente, o se hai parlato con qualcuno che ti ha detto appunto di Pescara? Ma sinceramente alla fine basta guardare la storia per capire com'è l'ambiente di Pescara, e poi, come ho detto prima, sin dai primi giorni tutti mi stanno aiutando, mi stanno dando il meglio di loro, e quindi sono contentissimo di questo. Veramente l'ultima, Zappa, Bellanova, che sono, diciamo, giocatori del tuo ruolo, sono passati qui recentemente, ora hanno svoltato. Beh, speriamo sia di buon auspicio anche per me. In Serie D adesso, perché è stato sottoscritto ieri l'accordo preliminare per l'ingresso nella compagine sociale della Chieti Calcio di Ettore Serra. Il nuovo allenatore sarà il comasco Corrado Cotta. Andrea Costantini. È giunta la svolta societaria per la Chieti Calcio. Ieri è stato sottoscritto un accordo preliminare secondo il quale gli attuali soci Giulio Trevisan e Antonio Mergiotti cedono il 60% delle quote all'imprenditore torinese del settore delle energie rinnovabili Ettore Serra, sulla base di una determinata cronologia e al verificarsi di certe condizioni. Un primo 30% sarà ceduto entro il 1 di agosto, il secondo 30% entro il 28 febbraio 2023, il restante 40% resta nella disponibilità degli attuali soci e potrebbe andare a Serra entro il 30 giugno 2023. In base all'accordo sottoscritto, la gestione sportiva passa subito nelle mani di Ettore Serra e del direttore generale Demetrio Sartiano. L'organigramma societario è completato dal responsabile del settore giovanile Giuseppe De Palo e dal segretario Nicola Buracchio, entrambi ex Vastese. Non sarà Marco Tosi, come sembrava in un primo momento, il nuovo allenatore. Il nome scelto è quello del 58enne comasco Corrado Cotta, che lo scorso anno ha allenato in Serie D la Castellanzese e sempre in D ha guidato anche Verbania, Inveruno, Novese. Due anni fa è stato allo Ostuni in Eccellenza Pugliese. In Lega Pro ha due esperienze, Como e Prosesto, entrambe allenate in seconda divisione nelle stagioni 2008-2009 e 2009-2010. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che sul nostro sito www.tv6.it potete trovare i servizi di questa edizione del TG e anche tante altre notizie, ovviamente, per cui vi invitiamo a cliccare la nostra pagina web. Io vi ringrazio intanto per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.